Ciao ragazzi, buongiorno. Oggi in questo video ho deciso di parlare un pochino per quanto riguarda il gel d'aloe vera. È un argomento che ho trattato da poco su Instagram, sugli ultimi post, e appunto ho dedicato un po' di post a questo argomento e vorrei approfondirlo ancora. Anche in questo video in realtà non credo che riuscirò a dire tutto perché l'aloe vera è un ingrediente davvero molto molto interessante per quanto riguarda l'utilizzo nella cosmetica, quindi comunque io oggi inizierò in questo video a parlarvene un pochino e poi se vi interesserà lasciatemelo scritto sotto nei commenti che andrò ad approfondirlo eventualmente in altri video. Quindi direi di cominciare, prima però ricordatevi di lasciare un mi piace al video e iscrivetevi al canale. Se ancora non l'avete fatto, cliccate sulla campanellina per rimanere aggiornati ogni volta che pubblico un nuovo video sul canale e se volete condividetelo. L'uso dell'aloe vera e del suo gel risale a davvero migliaia di anni fa. Grazie alle sue proprietà idratanti, curative, anti-invecchiamento e mille altre proprietà che comunque andremo a vedere in seguito, viene utilizzato davvero moltissimo nella cosmetica e per la preparazione di rimedi e trattamenti naturali. Per ricavarne il gel è davvero molto molto semplice, basta avere una pianta in casa e andare a rimuovere il gel all'interno delle foglie. Anche di questo ne ho già parlato sul mio profilo Instagram, ma in realtà ci sono anche altri modi per creare il gel d'aloe vera e ad ogni modo fatemi sapere sotto nei commenti se volete vedere proprio il video di come realizzare il gel d'aloe in diversi modi, appunto. Se non avete la pianta a casa o non volete prepararlo da voi, in ogni caso il gel è facilmente reperibile nei negozi. L'importante è che fate bene attenzione che il gel sia puro. Cercate di avvicinarvi il più possibile al 100%. Io, per esempio, utilizzo quello di Equilibra che è al 98% di aloe. Questo gel ha proprietà idratanti e lenitive molto utili per curare la pelle irritata e migliorarne l'aspetto. Il gel aloe vera è un ottimo ingrediente per combattere le rughe, aumentando l'elasticità della pelle, e per questo il consiglio che vi posso dare è di aggiungerlo alle vostre creme oppure realizzare delle maschere per il viso a base di gel d'aloe oppure ancora semplicemente spalmarlo direttamente sul viso. Come trattamenti di bellezza per il viso a base di gel d'aloe, infatti, il metodo migliore è appunto quello di avere una piantina in casa e di utilizzarlo fresco, così com'è direttamente dalla pianta, perché è un ingrediente davvero molto molto prezioso per creare trattamenti di bellezza fai da te. Le proprietà idratanti e antimicotiche del suo gel sono utili per prendersi cura della pelle del viso. È un ottimo ingrediente come base per scrub purificanti. Vi basterà mescolare 2 cucchiai di gel d'aloe con 2 cucchiai di zucchero. Andando a massaggiare il composto qualche minuto sul viso e poi andandolo a risciacquare con dell'acqua tiepida, si andranno a rimuovere le cellule morte, a purificare la pelle e il risultato sarà subito una pelle più luminosa. Per preparare invece una maschera potreste per esempio mescolare 2 cucchiaini di gel d'aloe e un cucchiaino di miele. Questa maschera contribuisce a nutrire in profondità la pelle e a schiarire le macchie del viso. Per utilizzare la maschera, ovviamente va applicata sul viso per 20-30 minuti e poi risciacquata con acqua tiepida. Per preparare invece una crema idratante fatta in casa molto veloce, non è esattamente una crema, però si può utilizzare come tale. Basta mescolare assieme 2 cucchiaini di gel d'aloe con un cucchiaino di olio di jojoba. Questa crema aiuta a rendere la pelle più luminosa, più morbida e più idratata. Il gel d'aloe vera è un ottimo ingrediente per alleviare le scottature e le bruciature e basta applicare semplicemente il gel puro sulla zona interessata. Ovviamente aggiungendo anche altri ingredienti si può avere un effetto migliore e più rapido, ma già da solo il gel d'aloe vera velocizza la guarigione dalla scottatura. Inoltre, le proprietà antisettiche del gel contribuiscono a proteggere la pelle che
in quel momento è più delicata. Quindi se l'eccessiva esposizione al sole vi lascia dei rossori o scottature sulla pelle, andate ad applicare direttamente questo gel puro sulla pelle e attendete che il rimedio venga completamente assorbito. Il gel esercita sin da subito una delicata azione rinfrescante. È ottimo anche utilizzato per psoriasi e altri piccoli problemi simili della pelle. Ovviamente io non sono un medico, quindi i miei consigli dovete prenderli con le pinze. Se avete qualche problema, andate prima a consultare un medico che ovviamente vi saprà dare la soluzione giusta. Questi metodi, questi trattamenti ovviamente aiutano, ma non sono specifici. Continuando con il discorso psoriasi, il gel usato puro sulla pelle anche in questo caso aiuta a guarire ed alleviare questa infiammazione. Mantiene la pelle idratata e calma anche il prurito. Per migliorare la condizione della cute, spalmate il gel su tutte le aree interessate più volte al giorno. Il gel d'aloe vera è ottimo anche per i capelli, aiuta anche a combattere la forfora. L'aloe vera può essere utilizzato per migliorare la salute del cuoio capelluto e dei capelli. Le proprietà idratanti e antinfiammatorie del gel contribuiscono a tenere a bada la forfora e il prurito. Basta massaggiare sul cuoio capelluto del gel prima di andare a dormire e tenerlo in posa tutta la notte. Il mattino seguente basterà lavare i capelli, sciacquare i capelli. Le qualità idratanti del gel d'aloe vera sono utili anche per ridare vitalità e lucentezza ai capelli spenti e opachi. E vi basterà aggiungere del gel d'aloe vera al vostro shampoo e al vostro balsamo. Per un trattamento più intenso, invece, applicate il gel direttamente sui capelli umidi, avvolgetevi la testa con un asciugamano caldo e umido per almeno 15 minuti e come vi dico sempre, più lo tenete in posa, più il risultato sarà migliore. Ed infine sciacquate i capelli. Un altro modo in cui viene molto utilizzato il gel d'aloe vera è per il trattamento dell'acne e dei brufoli. Il gel d'aloe vera infatti aiuta a contrastare le infiammazioni e le infezioni e favorisce la rigenerazione cellulare. Usato sui brufoli, sulle ferite, sulle punture di setto e sulle cicatrici da acne, il gel d'aloe migliora l'aspetto della cute rendendo più uniforme il colore. Inoltre stimola la crescita di nuove cellule e quindi aiuta a guarire più rapidamente le ferite. Ricordatevi inoltre che l'aloe è un ottimo detergente naturale per la pelle e di questo ho già realizzato in passato una ricetta che potete trovare sia qui nel pallino informazioni sia giù nell'info box, vi lascerò il link. E niente, direi che vi ho già detto qualcosina riguardo il gel d'aloe vera e quindi per questo video io finirei qui. Se ne volete un altro con questo argomento, lasciatemelo scritto sotto nei commenti. E niente, con questo è tutto. Lasciate un mi piace al video, fatemi sapere se vi piace il gel d'aloe vera come ingrediente. Adesso però io vi aspetto sotto nei commenti, condividete il video, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto, cliccate sulla campanellina per rimanere aggiornati ogni volta che pubblico un nuovo video nel canale e niente, ci vediamo tra pochissimo con un nuovo video. Ciao!